Ciao a tutte ragazze, eccomi con un video in collaborazione col gruppo Facebook Youtubers in Pink. Vi lascio sotto il link se volete iscrivervi, vi lascio il link delle altre ragazze se volete vedere il loro video e io vi voglio far vedere per questa volta i miei video preferiti del mese di settembre. Cominciamo con il reparto cibo. Voglio farvi vedere due cose. Il primo ve l'ho già fatto vedere nei prodotti, no, dei prodotti finiti che però forse verranno dopo di questo. È questa spremuta di frutta 100% agrumi italiani. Ragazze, questa è fenomenale. Sono andata a farne scorta perché è naturale, fa parte della linea Fior Fiore della Coop. Questa contiene solamente arance di, adesso lo dico, arancia di Ribera DOP, mandarino, arancia e succo di limone. Non ci sono zuccheri, non c'è acqua, è ottima, costa 1,83 euro. Si trova appunto solo alla Coop. Se ce l'avete vicina, andate a provarlo perché è buonissimo. La mattina fresco, proprio come complemento per la colazione, è fenomenale. Sempre della Coop invece vi voglio far vedere questi spaghetti di farro biologici trafilati al bronzo, questa volta della linea Vivi Verde, che sono quelli appunto biologici. Allora, io so che la pasta andrebbe mangiata, andrebbe presa quella integrale perché fa meno male, gonfia di meno, è più digeribile, solo che a me la pasta integrale non mi piace. Ho provato questi al farro, ero un po' scettica perché appunto erano sempre marroncini, quindi ho detto vabbè, proviamo anche questi. Invece, ragazze, sono buonissimi, hanno un gusto quasi uguale a quello della pasta normale, tengono la cottura molto bene, non sono farinosi. Per me sono veramente un valido sostituto alla pasta normale. Credo proprio che andrò a provare anche altri formati, non solo gli spaghetti, costano 1,63 euro. Quindi costano un pochino, però devo dire che sono solo di semolato di farro biologico e acqua, quindi sono fantastici e io credo proprio che lo continuerò a prendere. Per quanto riguarda la skincare, ho tre prodotti qua da farvi vedere. Il primo è questa cremina per il viso di Mater Natura alla peonia. Questa è la crema lenitiva alla peonia. Questa è una crema che ho cominciato ad utilizzare già da un mesettino circa. Finché c'era caldo, dovevo dosarla molto bene perché bastava che ne mettessi un attimo di più e risultava troppo. Ma adesso che ci sono i primi freschi, la mattina si esce in bicicletta, almeno io vado a lavorare in bicicletta, quindi ho bisogno di qualcosa che mi idrati. Io faccio una pusciattina così. La spalmo, si spalma proprio, è molto fluida, molto veloce da mettere, non fa scia bianca, vedete, già assorbita. Ha una profumazione strepitosa di fiorellini di primavera, buonissima. Non so se sappia di peonia, perché voglio, nessuno sa la peonia effettivamente che profumo abbia. Comunque, questa mi idrata tantissimo. Direi che è un'ottima alternativa come crema di passaggio proprio autunnale tra l'estate e l'inverno. L'inverno forse potrebbe essere un po' leggerina, però per questo periodo io ve la consiglio, è molto molto valida. Poi vi voglio far vedere un altro prodotto, questa volta però per le ciglia. È questa cura per le ciglia di Alterra, che si trova da Rossmann nelle zone Austria, Germania, eccetera. Questo ve l'ho fatto vedere e ve lo farò vedere nel video del Mi Preparo con voi. È un siero alla bio estratto di bambù e biocafeina, che si presenta in questo modo, vedete, con questo conetto di silicone. Voi lo andate a mettere come un eyeliner sulla base delle ciglia. Io lo sto utilizzando da un mese e vedo già le ciglia più forti, più folte, più lunghe soprattutto. Cioè, ci sono queste cigliette finali che si stanno allungando, e per 3-4 euro veramente è un minimo investimento per un grande poi risultato, perché io veramente sto vedendo i risultati e lo sto utilizzando da meno di un mese. Se avete modo, costa 3-4 euro. Figuratevi che il Revitalash che vendono su QVC costa intorno ai 70-80 euro. Quindi, e soprattutto poi è naturale, non ha tutte quelle sostanze chimiche che invece hanno quegli altri. Poi invece vi voglio far vedere un'altra novità che ho preso da Alsana. È questa acqua termale per il cavo orale della Buccoterm.
Questo è un spray dentale un po' particolare perché è 100% acqua termale che sgorga dal Castera Verdusan, che è una, come si dice, una fonte termale vicino a Tolosa. Voi praticamente ve la spruzzate, al posto che sul viso, ve la spruzzate in bocca in questo modo, ve lo faccio proprio vedere. Questa sa di acqua, quindi la buttate giù poi tranquillamente e questa va a inumidire il caporale, aiutarvi nel caso in cui abbiate problemi di sensibilità dentale, se avete fatto delle carie da poco, perché non solo ha questo spray nebulizzatore qui, ma se volete andare a fare un'azione più mirata, all'interno del tappino c'è anche questo che poi andate a sostituire con quello che ha già. E in questo modo andate a proiettare il getto esattamente dove volete voi. Io mi sto trovando veramente molto bene, costa sui 7 euro quest'acqua termale, mi sto trovando bene, sento che la mia bocca è molto più idratata dopo che mi sono lavata i denti e che sono uscita, aiuta anche a mantenere la bocca più fresca più a lungo e sinceramente io la continuo ad utilizzare con grandissima soddisfazione. Ve la faccio rivedere, questa è a base di 100% naturale perché 100% acqua termale, veramente io questa credo che si possa prendere anche in qualche sito. Da noi è anche un presidio medico perché appunto approvato dai dentisti italiani, quindi proprio un'acqua veramente indicata per il caporale. Poi, per quanto riguarda le candele preferite del mese, le candele preferite sono due candele della Prices Candles. Allora, queste le trovo da Tigotà. Io ho provato questa Open Window, la tengo in cucina, ha una profumazione delicatissima, ma che io quando cucino, se l'accendo, mi aiuta a mantenere la cucina pulita. Questa ha estratti di, come si chiama, mughetto, violetta e fiori d'arancio. Vedete proprio all'immagine della finestra perché è così fresca che dovrebbe simulare quando voi aprite in primavera la finestra e quindi vi entra quest'aria fresca. Effettivamente questo è il profumo che poi dà. Costano poco perché questa mi pare costi intorno ai 3-4 euro e questa ancora di più. Questa è una lattina che trovo sempre da Tigotà, costa pochissimo, 1,99 euro ed è quella dove la trovo al costo inferiore. Perché la trovo anche a 4-5 euro, ma da Tigotà solo 1,99 euro. Questa è la mia preferita, è zucchero e mandorla caramellata. La metto in bagno perché è piccolina. Ragazzi, ha una profumazione che voi anche se non l'accendete, la lasciate aperta, diffonde, vi profuma in maniera molto delicata il bagno. Poi quando l'accendete ancora di più, cioè provatela, andate ad annusarle perché secondo me cioè, veramente valgono tantissimo la pena queste. Queste sì. Allora, poi il prossimo preferito, vi parlo di un ombretto, quindi make up preferito. Questo ombretto di Nabla è il Caffeine, è un colore strepitoso, strepitoso. Allora, è questo marroncino. Vedete che alla luce ci sono dei brillantini? È modulabile, ne basta pochissimo, è modulabile, guardate che colore. Questo si può stendere nella palpebra mobile, lo si può mettere come eyeliner, lo sfumo con degli illuminanti, quindi mi crea proprio un effetto molto delicato, però veramente è strepitoso. Questo è un ombretto che sto utilizzando tantissimo in questo periodo. È iperpigmentato, vedete, io poi posso andare a incrementare il colore e a farlo diventare quasi un marrone. Oh, non si vede. Farlo diventare quasi un marrone molto molto scuro, ha questi bagliori un po'
violacei, dorati, è bellissimo, bellissimo e crea una profondità allo sguardo molto molto bella, sia per chi ha gli occhi verdi, perché ha una specie di retrocolore viola, sia poi agli occhi castani, proprio fa uscire il castano dagli occhi, è molto molto bello questo. L'ultima cosa che volevo farvi vedere sono accessori. Gli accessori sto utilizzando tantissimo questi braccialetti della Obag. Allora, sicuramente anche da voi avrà aperto uno store monomarca della Obag che svende, sapete, quelle borse con la scocca di plastica a cui poi sostituite i manici con la corda di pelle, poi ci mettete il piumotto intorno, tutta quella cosa lì. Vendono anche questi braccialettini che uno dice, vabbè, è solamente un silicone con dell'intarsi di fiorellini. Ma ragazzi, sono bellissimi perché sono veramente abbinabili con qualsiasi cosa. Da solo, vediamo se si vede così. Da solo, poi hanno miliardi di colori veramente in coppia, tutti e tre. Posso metterlo con altri braccialetti, lo posso mettere con l'orologio, lo posso mettere uno da una parte e uno dall'altra. Sono veramente versatili, bellissimi, delicatissimi, molto eleganti. Cioè, guardate che bello che è questo colore, che è un top con questo panna, diciamo, e questo viola intenso. Veramente sono, per non parlare poi di tutti quei colori che hanno, tanio, rosso, hanno di tutto. Andate a darci un'occhiata. Quelli più sottili, tipo, no, questi sono tutti e tre sottili. Questi costano 8 euro l'uno. Invece ci sono la versione leggermente più larga che vengono 12 euro, quindi con poco fate veramente una grandissima figura. Io le sto utilizzando tanto, sono in silicone, potete metterle sotto una doccia senza grandi preoccupazioni, bellissimi, molto 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 belli, guardate che belli. Ok, allora io ho finito i miei preferiti, spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio alla visione di tutte le altre ragazze e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao!